Pagina sportiva che dicevamo, apriamo con la pallacanestro, la nuova puntata di Due Tiri Liberi. Questa sera vogliamo parlarvi di mini basket. Abbiamo ricominciato finalmente l'attività sportiva con i ragazzi. Abbiamo ricominciato già la settimana scorsa con i gruppi un pochino più grandi e questa settimana continueremo con anche quelle fasce un pochino più piccoline, con il 2012. E finalmente ricominciamo, finalmente dopo tutto questo periodo di attesa, di pausa, in cui siamo riusciti anche a fare degli allenamenti all'esterno, sempre con le fasce grandi del mini basket. Però non siamo mai riusciti veramente a rientrare in palestra. I bambini si sentiranno al sicuro con noi perché stiamo cercando di andare incontro a tutte queste esigenze del Covid. Andremo a misurare la temperatura una volta arrivati in palestra, non useremo i vari spogliatoi, andremo a cambiare le scarpe prima di entrare in palestra per non portare dentro cose strane. Igienizzeremo le mani, igienizzeremo i palloni e igienizzeremo anche il campo alla fine di ogni allenamento, in modo da essere più sicuri possibili per non rischiare contagi tra tutti i nostri bimbi. Noi prima di tutto cerchiamo di farli entrare nell'ottica dell'idea che devono lavorare, lavorare, lavorare se vogliono arrivare a fare qualcosa, perché senza il lavoro non possiamo andare da nessuna parte. E questa è la cosa che cerchiamo di fargli, di fargli entrare in testa. E poi anche col divertimento, non è che andiamo solo a massacrare di allenamento, cerchiamo anche di farli divertire nelle ore in cui ci alleniamo e ci divertiamo. Ora il calcio che ci porta a Bodio Lobnago. Una nuova vita. Si chiama Bodio Lomnago 1980 e da quest'anno farà parte del panorama calcistico varesino, una realtà che dalle basi e dalle esperienze del Don Bosco rimette al centro del progetto i piccoli calciatori. Settore giovanile dunque, per crescere, insieme a loro. E ora andiamo a Bocce Forum con un'anticipazione della prossima puntata in onda venerdì. Le immagini che stiamo per vedere si riferiscono all'incontro tra MP Filtri Caccia Lanza di Milano ed Enrico Millo di Salerno. L'incontro, valevole come quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A specialità Raffa, si è disputato il 25 gennaio sulle corsie della storica bocciofila Caccia Lanza di Milano. Stiamo per assistere alla tornata finale del primo set della specialità coppia. In campo troviamo Gianluca Formicone e Paolo Luraghi per MP Filtri Caccia Lanza e Antonio Noviello e Mario Scolletta per Enrico Millo di Salerno. Il commento è a cura di Giorgio Macellari. Le immagini sono gentilmente fornite, come sempre, da Avelia HD. Ultima boccia a disposizione di Formicone, costretto all'accosto. E ultima boccia a disposizione poi anche di Mario Scolletta, che sta attendendo l'evolversi di questa prima tornata di gioco della specialità coppia. Ci sembra buona la boccia giocata da Formicone, che però non conquista il punto, ne lascia solo uno.
forza perfetta, la boccia è calata leggermente verso sinistra rispetto al pallino e dunque punto a terra per la Enrico Millo. Accosto con l'ultima boccia da parte di Mario Scolletta, che nella specialità individuale è partito non bene contro Formicone, ha perso il primo set ma poi si è riaggiustato e ha messo in mostra tutte le sue qualità, come ha fatto proprio in questo istante inserendo il secondo punto. E dunque partono col vento in poppa i rappresentanti della Enrico Millo, conducono per 2-0 in questo primo set della specialità coppia. E anche per lo sport è tutto, grazie, arrivederci.